Buongiorno a tutti Natura Wild, siamo a marzo, io sono senza occhiali, me li sono scordati a casa, ma qualcosa dovrei riuscire a vedere, anche perché i prugnoli sono bianchi e quindi forse si dovrebbe riuscire a vederli. È tempo di prugnoli, è tempo di calosce begambose, siamo nelle fungaie primaticci di marzo e adesso vi porto a vedere la prima raccolta di prugnoli del 2024. Eccoli qua i nostri prugnoli, così ci facciamo la prima pasta asciutta. Tagliatelle fresche in bianco e chi dà una leggera scottata, io sinceramente lo mangio crudo. Lo so che non va bene, però io sono abituato a mangiarlo crudo. Eccolo qua, guardate che bellezza di prugnoli ragazzi. A marzo, i primi di marzo, vi avevo portato a vedere questa fungaia a febbraio, quando erano piccoli piccoli, adesso sono cresciuti, per quello non l'ho presi prima, vedete? Gambosa, perché vedete che gambo grosso che hanno? Guardate, e qui ci facciamo la nostra prima pasta asciuttina, il mio fungo preferito in assoluto, io impazzisco per il prugnolo. Quelli piccoli li lasciamo, mentre questi li prendiamo, così abbiamo anche un'altra raccolta da poter fare. Nelle prugnolaie non bisogna levare tutto, bisogna sempre lasciare qualche esemplare a crescere. Vedete? Questo lo prendiamo e questi piccolini torneremo, così ci facciamo un'altra bella pasta asciutta. Andiamo avanti e vediamo cosa riusciamo ancora a trovare. Eccoli qua, sotto ce n'è ancora piccoli, ma li lasciamo. Un altro, bellissimo. Beh, prugnolone, questi sono della misura perfetta. Uno. L'ambiente di ricerca non è dei più facili e ottimali, quindi non riesco nemmeno ad appoggiare il cellulare, perché non li trovo in questo periodo nei prati, ma li trovo tra i rovi. Ecco un altro bel esemplare di prugnolo. Sono un po' carichi d'acqua. La prugnala si estende, in questo caso è una striscia, è fedele ogni anno e mi fa assaggiare queste prelibatezze primaverili. Eccolo un altro, dimensione perfetta. Questo piccolino lo lasciamo, così cresce anche lui, e andiamo a vedere. Questo probabilmente l'ho levato io per sbaglio, e poi andiamo a vedere qua giù come si estende. Eccole qua, andiamo a prendere anche questi, non la svuotiamo completamente. A volte le prugnolaie si spostano un po', tanto è vero che laggiù in fondo non l'avevo mai visti. Comunque questo lo prendiamo, bellissimo. Bellissimi esemplari, tenuti sotto controllo, per quello vengano presi allo stadio di crescita perfetto, perché ovviamente chi conosce le prugnolaie non li fa marcire e non li fa andare, diciamo, troppo in crescita. Per il momento è tutto. Anche in questo caso questo qua piccolo lo lasciamo a rinforzare la fungaia, e quest'altro invece lo possiamo andare a recuperare. Impresa non sempre facile, ma con un po' di impegno riusciamo a prendere anche questo
bel prugnolo bianco. Ricordiamo, i prugnoli possono essere bianchi e gialli. C'è chi dice che i prugnoli bianchi sono meno saporiti dei gialli, ma sinceramente a me piacciono entrambi. Laggiù ce n'è un altro, andiamo a vedere se riusciamo a recuperare anche quello, magari passando da un altro lato. Siamo giunti alla fine della raccolta, ovviamente una raccolta esigua per il periodo, siamo a marzo, ricordiamo, però la prima pasta fresca con i primi prugnoli di stagione pronta. Ciao a tutti e alla prossima!